siamo qui per un'iniziativa, diciamo così, lodevole, no? Sì, siamo qui per parlare di moto. Faccio un annuncio, posso fare un annuncio? Certo. Che voi sa che si possa fare. E vi piacciono le moto? Vi piace la velocità? Non avete una gamba, non avete un braccio, non ne avete tutte e due, non ne avete tutte e quattro, siete fatti per noi, quindi chiamateci, chiamate DD, diversamente disabili, vi daremo la possibilità di salire sulla moto e andare a tutta. Bellissimo, piace, figo, allora, vero? È fighissimo. Sentivo prima anche in conferenza che soprattutto non vi manca l'ironia. No. In quanto c'è stata una battuta abbastanza simpatica, diceva, c'è gente che vi chiama per venire a correre con voi e dice si taglierebbe una gamba per sì, poter... Sì, è vero perché è bellissima, è un'organizzazione, è una famiglia, è una squadra, è un team, è uno staff, è veramente tutto quello che si può volere da chi comunque ha l'intenzione di realizzare i propri sogni sempre. Il sogno di Dedì chiaramente è rendere il MotoGP funzionale, attivo e perseguibile anche per chi comunque proprio attraverso la moto ha perso un arto, due arti, comunque ha avuto un'esperienza chiaramente negativa. E noi permettiamo loro di risalire sulla moto e vivere il sogno del MotoGP. Infatti quest'anno dopo 4 anni siamo arrivati a correre il mondiale MotoGP insieme proprio ai grandi del MotoGP, Valentino Rossi, Marquez. Beh, ci saremo anche noi con il nostro mondiale e con i nostri atleti paralimpici. Ovviamente che beh, vengono da tutto il mondo. Vengono da tutto il mondo perché appunto è un mondiale e quindi avremo tantissimi atleti che hanno, vivono la stessa esperienza, che hanno trovato la forza da quell'accadimento e sono, si sono ritrovati più forti di prima anche se senza appunto una parte di sé, ma sulla moto si sentono assolutamente come gli altri. E tu invece che rapporto hai con la moto? Allora, la riporto con la moto e diciamo che io ho molta paura della velocità in realtà, però non mi sono fatta frenare dalla paura, o perlomeno ho utilizzato la paura come sempre per riscoprirmi nuovamente coraggiosa. Mi sono messa in biposto e ho corso a 2,90 al Mugello insieme ai pazzi di moto dei DD e mi hanno portato in biposto. Biposto vuol dire che stavo dietro, non è che guidavo io, sennò se erano gli altri che si scansavano. No, ero dietro, agganciatissima, avvinghiata direi, e pregavo. Tu pensa che per sicurezza ho chiuso gli occhi. Ah, va bene, ok. Quindi, com'è nata questa idea? Ma in realtà l'idea è stata una telefonata. Loro mi hanno cercato dopo le Paralimpiadi di Londra, dove appunto avevo appunto vinto con sui 1500. Loro mi hanno raggiunta telefonicamente e mi hanno detto: senti, noi vorremmo tantissimo poter averti come testimonial. Da lì sono diventata, pensa, vicepresidente. Da subito ho detto sì e in 4 anni abbiamo fatto qualcosa di veramente di strabiliante. Quindi con l'aiuto anche di altre persone, le vogliamo nominare? Assolutamente, Emiliano Malagoli che poi è l'atleta di punta e di conseguenza è l'ideatore, colui che per primo ha vissuto appunto l'esperienza dell'amputazione e si è riportato sulla moto perché era il suo più grande sogno, e Chiara Valentini che da sempre ha supportato Emiliano, insieme poi a loro uno staff meraviglioso di persone che hanno detto sì senza pensarci e con la giusta follia per poter comunque rendere il nostro paese non immobile ma veloce. Si è impegnata anche a 360 gradi, musica, spettacolo, televisione, sì, sì. Sport, chi più ne ha più ne metta. Qual è quella cosa che invece ti piace di più? Allora, mi piace tutto, mi piace tutto, mi piace la musica perché mi emoziona, mi piace lo sport perché sento il senso di responsabilità nei confronti del mio paese quando vesto la maglia della nazionale, ma soprattutto so che sto utilizzando forse uno degli strumenti di comunicazione più importanti che abbiamo a disposizione, perché penso che lo sport possa riabilitare alla vita, come l'ha fatto con Emiliano, con tutti gli atleti di DD, ma con tanti altri atleti paralimpici che io chiaramente adesso ho il sogno che sto perseguendo, il sogno che voglio che si vada a realizzare. E che non si parli più di Paralimpiadi, ma che si parli di un'unica e sola Olimpiade che vede appunto atleti con grande volontà e grande impegno indipendentemente dalla loro deformazione fisica. Ultima domanda, la classica che si fa è progetti futuri, visto che ormai diciamo, sei impegnata in tutti i fronti, quella che diciamo prossimamente che ti vedremo. Guarda, immediata Roma Ostia. Dove appunto voglio detenere comunque il record europeo, poi Roma il 2 aprile, importantissimo per me perché è la mia prima grande maratona, e poi a casa mia, quindi non a New York, a Roma la prima grande maratona, e poi un libro che racconterà della mia rinascita e di storie dove appunto ci saranno protagonisti anche Chiara ed Emiliano, storie che ho incontrato lungo il mio percorso di vita che mi hanno reso speciale, mi hanno reso più consapevole di quanto appunto questa vita sia meravigliosa e incredibile, straordinaria. E quindi 11 maggio l'uscita del mio libro Io rinasco, insieme a questo libro un disco che racconterà gli eroi italiani, il nostro paese.
sempre qui al Motodays e finalmente mi trovo in un angolo dove è più consono alle mie corde, perché di motori dovete sapere che io non ne capisco moltissimo. Di donne forse anche, però diciamo che siamo nell'anima del Motodays, perché si dice sempre donne e motori e non possono che mancare. Esatto, soprattutto non possono mancare le ragazze. Allora andiamo a presentarle, da destra a manca. Io sono Leandra. Mi chiamo Erika. Io Carola. Allora, com'è lavorare qui oggi al Moto Day? Bello, bello, conosci un sacco di gente, è divertente e una bella esperienza, sicuramente. Ma diciamo, quante foto vi chiedono? Perché state in continuo. Tantissime, in continuo dalla mattina alla sera. Infatti ci sentiamo un po' VIP, tra virgolette, perché siamo al centro dell'attenzione e tutti ci vogliono fotografare. Ci prendete gusto, quindi sì, diciamo sì, che poi su Facebook andate alla grande. Sì, sì, no. Poi qua in realtà è anche l'occasione di conoscere persone che magari lavorano negli ambiti, sì, ti vedono, ti cercano, anche non solo a livello di motori, anche fotografi, ok? Quindi comunque è anche una pubblicità, se vogliamo anche dire. Quindi un lavoro è anche un piacere. Sì, certo. Io personalmente con i motori proprio ci sto a pari passo, quindi dove ci sono i motori ci sono io. Perfetto, quindi abbiamo un'esperta di motori, no? Beh, potrei, non so, potrei anche dire di sì. Okay, moto favorita? Ne ho due, che sono due cose opposte, comunque Kawasaki e Ducati, sono un po' lì. Ah, ok, quindi Ducati sei italiana. Sì. Anche se la Ducati dicono che è stata venduta. Speriamo di no. Dicono, poi non lo so. Però io i motori, ripeto, non ne capisco. Invece il tuo pilota preferito? Vabbè, Valentino Rossi. Qui giochiamo proprio sul dell'uno. Non c'è dubbio. No. Anche per te? Rossi e Marquez. Nel frattempo si è giunta un'altra persona, andiamo a presentare. Diana. Ok. Lei invece qui è in veste di? In veste di, abbiamo la bevanda Autox, che è una nuova in Italia, e ti rimette in moto, dovete provarla. Ah, quindi ti rimette proprio su due ruote. Certo. Ok, perfetto. Quante invece coppie avete sfasciato oggi? No, speriamo nessuno. Ma ogni tanto ci sono delle scene divertenti, del tipo la moglie che no, vieni via, via, no, dai una foto. Male, che ti guarda male in continuazione, tu stai lì che dici va bene, io non dico niente, sto zitta, faccio il mio lavoro. Invitare anche le mogli a fare le foto, sì, con esatto, me. Perché così si tranquillizzano. Sì, 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 sì. Quindi c'è un, sì, un gioco, cioè, delle parti, no? Ma sì, perché comunque siamo qua, cioè, per tutti, nel senso non è che siamo a distinguere, sì, sì, ci mancherebbe. Però è successo. Sì. E invece lavorare con i bambini è bellissimo. Io sto fermando tutti i ginger che vedo per in giro, perché sono, essendo rossa, mi piace fare le foto con i ginger, quindi prendo io il cellulare per farmi le foto con loro. A fine giornata come ci si arriva? A fine è già tanto se ci si arriva, perché comunque sia magari stando in piedi, che possono essere dolori magari fisici, perché insomma sono bellissime queste superbike, però allora scendiamo, perché c'è un motivo perché l'abbiamo fatta stare lì, perché durante l'intervista abbiamo detto lei è un pochino altina, quindi forse per rimanere un po' più sul livello l'abbiamo fatta mettere in moto, diciamo così, però visto che ci sta tutta la giornata ti facciamo scendere, così ti ammiriamo insomma per tutta la tua altezza. Lunghetta. Allora ci prendo gusto, ragazzi, continua il nostro giro alla scoperta delle bellezze su due ruote e non solo, anche chi c'è sopra. Siamo con Nikita ed Elena. Da Milano, giusto? Milano, in realtà sono nata a Trieste. Trieste. Però questa è un fuori onda. Fuori onda, ok, non si dice tagliamo tutto. E lei da? Da Venezia. Venezia. Si vergognavano un po' all'inizio perché dicevano che il proprio accento non era, diciamo così, bellissimo. Però dovete sapere che noi qui siamo a Roma e il nostro accento romano è abbastanza greve e grezzo, no? Marcato anche, soprattutto. Esatto. E quindi non è che uno si deve vergognare delle proprie origini. Beh. Ok, così pensa. Però diciamo che oggi voi svolgete un compito fondamentale, che è quello di abbellire, qualora ce ne fosse bisogno, ancora di più le moto. Giusto.
Quindi, diamo quel tocco in più. Quel tocco in più. Ma durante questa giornata quante foto vi chiedono di fare? Troppe, troppissime. Troppe? Sì. Però sarei sempre lì con il sorriso, quindi vi devo fare un applauso. Perché, assolutamente. Non dite mai di no, diciamo così. Ma no, perché? No. Gelosie? Quelle ci sono sempre, ma fa niente. E come le superate? Appunto, facciamo questo di lavoro. Eh sì, bisogna essere sorridenti, sennò... E invece la scusa più disparata per farvi una foto, magari prendere il vostro contatto? Cioè, prendiamo un po' in giro chi magari, ecco, ci prova, perché è ovvio che qui viene qualcuno e dice una bella ragazza. Devo fare la foto per mio figlio che è a casa. Anche, vero. Oppure per l'amico che non è venuto per farlo ingelosire. Sì, ce ne sono tanto. Oppure quando ti chiedono il bigliettino da visita dell'azienda e poi aggiungono, ma il tuo non c'è scritto? Ecco, vedi, e poi soprattutto... Dato su Facebook dopo. Soprattutto chi se ne approfitta anche della televisione, giusto? Eh sì, giustissimo. Ok, ragazzi, è un duro lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare. E qua ci siamo noi. E ci siamo noi. Va bene, allora ragazzi, io continuo nel giro e ne vedremo delle belle. A tra poco. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, Funny Moon. Qui al Moto Day abbiamo strizzato l'occhio anche a quello che è l'ecologia e non potevamo non fermarci qui da Energeco. Siamo con Pedone Stefano, Stregapede Valentina. Qui parliamo di moto elettriche e non solo, ovviamente anche auto elettriche. Assolutamente, rispettando l'ambiente, sì. No? Assolutamente sì. Diciamo che l'elettrico è andato avanti negli anni e oggi abbiamo, diciamo, la possibilità di presentare dei prodotti molto interessanti come le moto della Zero, azienda americana, con delle moto con delle prestazioni impressionanti, perché parliamo di moto innanzitutto con un'autonomia molto elevata, perché superiamo anche i 330 km di autonomia e con prestazioni da 0 a 100 anche in 3 secondi, quindi diciamo paragonabili comunque ad una coppia che troviamo solo su 1200 cilindrata. Abbiamo anche gli scooter, oggi abbiamo presentato uno scooter che importiamo in Italia, che è il Torrot, e il Movie Torrot, che è un 125, che a questo punto comincia ad avere un prezzo interessante perché vicino a quello dell'endotermico, siamo intorno ai 5.000 euro per un equivalente a un 125. E quindi... Dove si risparmia soprattutto il costo della benzina, che diciamo, sì, durante l'anno influisce di parecchio, quindi anche se costa un pochino di più... Lo recuperiamo entro un anno, no? Lo recuperiamo in diversi modi, lo recuperiamo per esempio con il costo di 50 centesimi per percorrere oltre 100 km, che è, diciamo, un costo irrisorio rispetto a quello del carburante, e poi abbiamo anche il risparmio sul bollo, che per 5 anni è esente, e anche il risparmio sulle assicurazioni, che ci vengono in aiuto dimezzando i costi della polizza. Mentre per le auto, i quadricicli, abbiamo la possibilità addirittura di non pagare i parcheggi nelle strisce blu, e quindi anche là, diciamo, con 1,50 euro percorriamo anche lì 120 km di autonomia. Quindi i risparmi fanno sì che il veicolo elettrico si ammortizza con l'uso. Più lo usiamo e più ammortizziamo prima il nostro investimento. A differenza dell'endotermico, che invece una volta acquistato diventa un costo per l'utente. E soprattutto, diciamo che in tempi di crisi, permanente crisi, perché ormai sembra che ci si prende gusto, risparmiare e soprattutto strizzare l'occhio a quello che è
l'ecologia, no? Quindi sì, nell'inquinamento. Assolutamente. Poi oltretutto ci dà la possibilità di utilizzare il nostro mezzo elettrico sempre, anche quando su Roma purtroppo siamo bloccati a causa dell'elevato smog e quindi possiamo circolare solo se abbiamo una targa pari o dispari. Con l'elettrico questo problema non si pone assolutamente. Quindi passiamo dentro centro storico, ovunque. ZTL senza pagare il permesso, e quindi questo si somma agli altri benefici che ha appena citato il collega. C'è un'altra iniziativa che fate, che è il car sharing. Il car sharing. Diciamo, per quanto riguarda il car sharing su Roma, la Sharing Go, noi ci occupiamo di gestirne il servizio tecnico e la logistica. Oggi abbiamo su Roma ben 550 mezzi Sharing Go e quindi diciamo, l'obiettivo è quello di arrivare il prima possibile a superare i 1000 veicoli. E gli utenti rispondono molto bene su Roma e questo ci siamo felici per questo, perché non pensavamo ad una risposta così forte da parte degli utenti, a cui piace utilizzare un veicolo in car sharing che sia totalmente elettrico. Il primo vero car sharing 100% elettrico. Per chi volesse essere interessato non solo al car sharing, magari ad acquistare una macchina o perché no una moto, visto che le prestazioni sono se non uguali ma almeno in certi versi superiore, come fare? Allora, potete venirci a trovare da Energeco in via Gregorio VII 370, abbiamo un ampio parco auto da poter vedere e anche testare su strada e quindi rendersi conto finalmente di che cosa significa poter guidare un mezzo elettrico, quindi l'assenza totale di rumore, l'assenza totale anche di inquinamento, non dobbiamo sopportare lo smog e sicuramente sarà un'esperienza se non altro piacevole. I got the...